faremo. Sto sentendo ragionamenti, discorsi sulle periferie, ci torneremo anche su questo, su tutti gli spazi che nelle periferie sono state recuperate, dalle piazze ai centri civici, alle scuole, alle palestre, ai campi da calcio. È facile dire faremo, faremo, faremo. Noi diciamo abbiamo fatto, vogliamo fare di più. E allora quello che vi chiedo oggi, con l'avvio di questa campagna elettorale, contaminiamo di energia positiva questa città, svegliamo questa città, svegliamone la partecipazione, andiamo a raccontare, grazie anche a questo libricino, fotolibro delle cose fatte, la rivista di questi 6 anni, quello che è stato il percorso tracciato da questa amministrazione, consapevoli degli errori, ma soprattutto consapevoli del fatto che mettere una X con la matita dentro la cabina elettorale, soprattutto oggi, soprattutto per quello che ci siamo detti, non è semplicemente rispondere a un dovere civico, non è semplicemente un diritto che ognuno di noi ha. Oggi raccontare quello che è stato fatto, sensibilizzare ognuno di noi a dare qualcosa in più, significa che questa città è chiamata a scegliere, come abbiamo scelto e deciso noi in questi anni. Questa città è chiamata a scegliere se andare avanti, dare continuità a un percorso politico iniziato 6 anni fa, oppure tornare indietro. Questa città è chiamata a scegliere se vuole continuare in un percorso in cui si serve una comunità, i suoi bisogni, fino al raggiungimento del bene comune, o se questa città deve tornare a essere asservita agli interessi privati, personali, privatistici di chi in questi anni la città l'ha offesa e umiliata e oggi si ripropone a chiedere la fiducia ai cittadini. Questa città è chiamata a decidere, incrociando le lame e le spade della politica, se a prevalere deve essere il nostro cavaliere di San Giorgio o deve essere Alberto da Giustano. Questa è la partita. E allora noi dovremmo chiedere ai nostri concittadini se scegliere chi una storia non ce l'ha o scegliere la nostra storia in comune, una storia che stiamo scrivendo insieme, con fatica, con sudore, con difficoltà, piano piano, ma questa storia ci sta consentendo di cambiarla, questa città. Stiamo ballando sotto la pioggia, stiamo facendo danze della pioggia nella convinzione che rispunterà l'arcobaleno e che tornerà la primavera. E io sono il capitano più orgoglioso, perché ho la squadra migliore che si potesse mettere in campo, perché il sindaco non sono io, il sindaco non è un uomo solo al comando, il sindaco è ognuno di voi, il miglior sindaco di questa città siete voi, e questo è lo spirito con cui dobbiamo combattere. Buona fortuna a voi, buona fortuna ai nostri sogni, alle nostre visioni, alle nostre speranze, ai nostri desideri, buona fortuna alla nostra città. Facciamola vincere ancora una volta questa città, andiamo a vincere, andiamo a vincere, andiamo a vincere!